Amici dell'inchiesta ed anche semplici conoscenti, ben ritrovati. È partita l'offensiva mediatica di Forza Italia su tutti i mezzi di comunicazione. Silvio Berlusconi ripropone la location del primo messaggio, quello del 94, e sembra un filmato d'archivio, uguale, beh insomma, in realtà ora ha molti più capelli, ma è questione di inquadratura perché si sa, il trucco regge, ma solo in TV. La giornata della Terra comunque è stata celebrata anche da lui, apparso in TV con la Terra di Siena in faccia, e dal governo del fare all'opposizione del fard è un attimo. La musica cambia nella nuova trovata Forza Italia, il selfie pasquale, questo è interessante, perché con la storia dei, dei servizi sociali degli anziani dovrà pur far vedere all'elettorato giovane che è sempre il caro vecchio Silvio di una volta. Il selfie lo ha postato Licia Ronzulli, che è proprio scritto Pasquetta in famiglia con il grande presidente Silvio Berlusconi, la Franci. E il vero inganno è che in realtà non è un selfie, perché la foto l'ha scattata Dudu, infatti è venuta un po' mossa. Andiamo avanti, ci stanno provando in tutti i modi, perfino la cintura LED che ha indossato la Mussolini su Sky con la scritta Forza Italia lampeggiante, insomma, sono dappertutto. Pensate che io nell'uovo di Pasqua quest'anno ho trovato una statuetta, un pupazzetto di Brunetta, o era lui, ma meno male che non c'erano le pile così non la si è acceso. Nonostante le berlusconie mediatiche, Forza Italia pare sia scesa al 20% e anche sotto dagli ultimi sondaggi. PD e Movimento 5 Stelle sono sempre primi, si mettessero d'accordo ma non è possibile. Ricordo un po' quanto accade ai tempi di Bersani, anche qui parliamo di europee, quindi occhio a cantare vittoria perché chi visse sperando sparì smacchiando. Grillo intanto fa grillo e critica aspramente Renzi affermando che non ci sono le coperture per i famosi 80 euro e quelli in più al mese. Per avvalorare la sua tesi utilizza un articolo dell'Economist in cui bocciano le promesse del neo premier. Curiosamente lo stesso giornale, l'Economist, che qualche tempo fa diede del clown proprio a lui, a Grillo. Coerenza al potere. Un po' come se Renzi si facesse scrivere una lettera di raccomandazione da D'Alema e se la fa poi correggere da Enrico Letta. Vabbè, non esiste. È tutto uno sparare sulla Croce Rossa. Luigi Di Maio, vice della Boldrini, si scaglia via blog di Grillo, ovviamente, sulla Presidente della Camera. Dice, non è super partes, ma ci tocca tenerla a causa delle regole. E Grillo ci sguazza e rilancia via Twitter, hashtag sfiduciamo la Boldrini. A parte che io di sti hashtag, di queste cose di Twitter, così, mi sono un po' veramente rotto i Twitter. Sì, è un po' pesante questa situazione qua. Facebook, Twitter, le riviste, i giornali, cioè, come Maria Elena Boschi, fotografata dalla copertina di Vanity Fair, ovviamente per evidenti meriti dialettici e didattici, dichiara «Vorrei un compagno e tre figli». Per i figli ok, ma per il compagno mi sa che ha sbagliato partito. Nel PD non ce ne sono più da molti anni, sono estinti. Immigrazione, Salvini, bloccate il Mare Nostrum. Che detto così sembra quasi un tonno, non so come si fa a dare. Comunque dice, bloccate il Mare Nostrum, gli italiani stanno finanziando gli scafisti e l'invasione. Maroni gli fa eco, è ormai un irresistibile richiamo per i clandestini. Poi ancora si aggiunge Gasparri, la Marina non può diventare traghetto per i clandestini. Beh, detto da uno che andava in giro con 5 auto blu, lui i traghetti non ne ha bisogno. Se solo a mettere su eBay le sue si portano a casa i prossimi anni di bilancio li risaniamo, almeno 25. A proposito di bilancio, pare esista un piano segreto, molto segreto, così segreto che lo so persino io, per tagliare la metà degli F-35. Si sta solo decidendo quale metà comprare, se quella con le ali o quella col pilota. Bel dilemma, nel dubbio si compra gli aerei e si licenziano i piloti, così che si fa, no? Italico, siamo noi.